Adesso direi che ci prepariamo ad accogliere qui sul palco un grande uomo e giornalista che noi tutti quanti conosciamo. È un privilegio presentare ed accogliere con un enorme applauso Sandro Ruotolo. Eccomi. Quanto sei bella Bologna. Siete proprio bellissimi. Ecco, io non voglio fare appelli, però vorrei una cosa. Vorrei mandare un abbraccio alle famiglie, ai lavoratori e alle lavoratrici della Whirlpool di Napoli, per far sentire la nostra solidarietà. Quando si perde il posto di lavoro è sempre un dramma. È un dramma qui a Bologna, è un dramma a Torino, è un dramma a Napoli. Però a Napoli, dove già c'è stato il deserto industriale, in una parte di quel territorio dove c'è l'altro esercito, quello della Camorra, gli operai rappresentano un punto di legalità, di democrazia. Nel nostro paese la classe operaia ci ha difesi dal terrorismo, dallo stragismo. E allora difendere il posto di lavoro a Napoli è molto importante. Sapete, la mafia è quella che è, ma si muore anche per il lavoro. E io ora entro in questo clima che si è creato e con Pasquale vi voglio raccontare anche l'altra storia, dove si perde il lavoro ma chi lavora muore. Che ho visto lì per terra al sole del cantiere le braccia e gambe rotte dal dolore. Tre morti al giorno, voglio. Dimentica i tuoi diritti, l'assicurazione, la pensione, la pausa pranzo, gli straordinari. Dimentica il tuo nome, sei un numero, non sei nessuno. Si lavora per vivere. Mi hanno sempre detto che il lavoro non viene dall'uomo. Sì, forse una volta. Tre morti al giorno, voglio. Presto, accorrete, chiamate l'ambulanza. Ciro è caduto dall'impalcatura. Respira ancora. Ah no, è troppo tardi. Ciro non respira più. Non chiamatelo incidente sul lavoro. Non permettetevi di pronunciare la parola fatalità. È una bestemmia. Morti bianche? No, la morte è sempre nera. Questi sono omicidi. Non è giusto morire per lavorare. Ciao Paola Clemente, stroncata da infarto, quando non avevi compiuto ancora 50 anni, nelle campagne di Andria, sotto il tendone. Non sappiamo se il tuo cuore non ha retto al super lavoro. Sappiamo che eri sfruttata come le tue compagne braccianti, sfruttate e sottopagate dalle agenzie interinali. Sei stata uccisa dalla tua ipertensione e da quei 32 euro al giorno che ti servivano per andare avanti. Tre morti al giorno, voglio. Ciao Pasquale Marigliano, sei morto di mercoledì nel cantiere del nuovo ospedale di Ancona. Si muore di lunedì, di martedì, di mercoledì, anche di domenica. Si muore in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna, in Liguria. Si muore anche al sud, a Mort e in Arivella. Ma se muori al sud, dove non ci sono le fabbriche, dove non c'è lo sviluppo, vuol dire una sola cosa, ancora più dolorosa: la morte viene a mettere
viene a mettere fine al lavoro nero, allo sfruttamento. Dove non ci sono diritti, si muore per sopravvivere. 3 morti al giorno, voglio. Ciao Raffaele Ielpo, avevi 43 anni, sei morto inghiottito da una frana a 18 metri di profondità nel cantiere della metropolitana di Buccinasco. 945 morti in 10 mesi, 21 morti a settimana, 3 morti ogni giorno. La morte ha un solo colore, è nero, voglio. Ciao Giuseppina, sei morta a 66 anni sotto una cressa alla vigilia di Natale. Che paese è? Un paese dove per sfuggire al controllo dei carabinieri un imprenditore nasconde per 6 ore in una stanza blindata 43 dipendenti a nero. È successo a Benito, provincia di Napoli. 78 dipendenti, di cui soltanto 21 regolari. Paga quotidiana 20 euro. È un paese senza regole e senza diritti. Voglio 3 morti al giorno. Ah, quanto avevi ragione, Peppino. La mafia è una montagna di merda. Ricordo che negli anni 80, nel pieno di una vera e propria guerra, a Palermo, dopo un omicidio eccellente, chiedemmo all'alto commissario De Francesco quando l'avremmo sconfitta la mafia. E lui ci rispose: sconfiggeremo la mafia nel 2000. Noi rimanemmo senza parole. Ma come, nel 2000? Ci sembrava un'eternità. Siamo nel 2020 e la mafia non è stata sconfitta. Anzi, come una piovra è arrivata dovunque. La mafia ha un inizio e potrà avere anche una fine, diceva Giovanni Falcone. Ma quando? Gelli, Annalisa, Silvia, Simonetta, Dario, vi chiediamo perdono. Li abbiamo uccisi anche noi che siamo rimasti indifferenti. È anche colpa nostra. Solo nella mia terra d'origine, la Campania, contiamo 154 vittime innocenti della camorra. Bambini, donne, uomini che non c'entravano nulla. Non erano camorristi, erano i nostri amici, i nostri familiari. È facile dire mica è colpa mia. Non è così, perché io, voi, noi c'entriamo tutti. Se non cambiamo noi, vincono loro. Non possiamo restare indifferenti. E lo sapete perché? Perché la mafia è una montagna di merda. Non giustifichiamoli, ma anche lavoro o famiglia, che mangiano i nostri figli. Niente di più falso. Manca il lavoro perché ci sono loro. Ecco perché mettere in sicurezza le nostre terre non è un costo, è un investimento per il futuro. La camorra è una montagna di merda. Quando l'11 giugno del 1997 venne uccisa a Napoli Silvia Ruotolo, mia cugina, io urlai contro l'indifferenza, contro quella città che abitava i quartieri beni, che si indignava e guardava dall'alto della sua misera ricchezza i lazzaroni, quel proletariato di una volta che senza lavoro era diventato l'esercito di riserva della camorra. Ribellatevi, ribelliamoci e chiediamoci perché prosperano le mafie, perché oggi ce le ritroviamo più forti che mai. Ma la sapete che la camorra è nata quando non c'era ancora il Regno d'Italia, e subito dopo è nata la mafia, l'Andrangheta. Oggi ci sono la quarta e quinta mafia, mafia capitale, mafia garganica, batteria Cucciana. I cui parieri sono arrivati anche in Emilia Romagna, in Veneto, in Lombardia. Perché? Perché le mafie si relazionano con il potere,
Ecco perché i colletti bianchi, quelli che fanno affari con le mafie, sono colpevoli come gli ultimi delinquenti. La mafia segue l'odore dei soldi e oggi la ricchezza è prodotta al centro, al nord del paese, ma al nord e al centro ci sono meno anticorpi. La politica, l'informazione, la società civile sottovalutano ancora. Nessuno più è innocente. La mafia è una montagna di merda. Dobbiamo schierarci, dare terra bruciata. Non dobbiamo andare via noi, dalle nostre terre. Sono loro che se ne devono andare. Li dobbiamo cacciare via. Si devono arrendere. Giancarlo, Giancarlo Siani, Peppino, Peppino Impastato, Pippo Paolo, Pada, Paolo Rostagno, Beppe Alfano, siete morti per cercare la verità, per illuminare i territori, per informare l'opinione pubblica. Le mafie hanno bisogno del silenzio per i loro sporchi affari e noi dobbiamo parlarne invece. Oggi ne conosciamo meglio grazie a voi che siete morti per noi. Ma non basta. Ci chiamano giornalisti con la schiena dritta. Alcuni di noi per poter lavorare hanno bisogno della protezione dello Stato. Ma siamo liberi e loro hanno perso. Io non ho la schiena dritta. Io mi considero soltanto un cronista. Siamo tanti, troppi, ad aver bisogno delle scorte. Anche perché altri giornalisti non fanno il loro dovere. Informare senza guardare in faccia a nessuno. Si è minacciati quando si è soli e si perde quando si è soli. Voi sarete liberi quando noi potremo illuminare i vostri territori senza paura. Diciamolo tutti insieme, la mafia è una montagna di merda. La mafia...